Siamo nate nel 43, appena c'è stato il 25 luglio, che è caduto il regime. Il dottor Pescetto, quello della farmacia, il papà del Camandona, che sono poi tutti, ci avrete i pronipoti lì, mi ha detto, eravamo lì insieme, io lavoravo per un po' per l'Azione Cattolica, sai, dice, signorina, noi dovremmo mettere su le ragazze guide. Io le vedo a Lourdes che hanno il vestito, portano i malati, facciamole. Oh, sì, sì, perché no? Sono come gli esploratori, però non sapevamo niente. Ma sai, il vuoto totale, manco sapevamo chi era Baden-Powell. E allora lui ha radunato due o tre professoresse molto più anziane di me, avevo 20 anni, 22 anni, e abbiamo cominciato a dire facciamo una bella associazione, le chiameremo le gioiose, programma, economia domestica, lavori femminili, lavori femminili, espressione, ma diciamo, filodrammatica, gioco e poi scautismo. Ma che cos'è sto scautismo? Boh! Viene l'8 settembre, via, tutto nascosto. Ritorna il 25 aprile, mi signorina, venga, che cominciamo. E abbiamo cominciato, continuando con sto scotti, l'economia domestica. Allora Don Berlingeri chiama Margherita Valenti, che era la più anziana, quella che coordinava, e la invita un giorno un incontro. E gli dice, signorina, ma voi non chiamate le guide, perché le guide sono un'altra cosa. Don Berlingeri aveva studiato a Roma, alla Gregoriana e al Lombardo come collegio. E al collegio Lombardo c'erano tutti gli aumônier francesi. Quindi lui sapeva e conosceva e insegnava al Doria, aveva organizzato un gruppetto delle sue alunne, ma senza chiamarle guide, senza dire niente, gli faceva fare un po' la legge, quelle cose. O voi fate le guide e allora dovete mettervi in contatto con Roma e vedere com'è, o se no fate un'altra associazione, chiamatela Affari. E lì l'intuizione proprio, Margherita e anch'io, le altre, no, facciamo le guide. E per fortuna, credo. Ma l'intuizione. E allora abbiamo subito scritto a Roma, perché a Roma già cominciavano. Padre Ruggi ci ha mandato dei documenti, Don Berlingeri sapeva tutto, abbiamo chiamato gli scout. Sono venuti i primi scout, l'abate Bruzzo, Don Musso, che erano quelli ancora del 1920. È venuto questo professor Lama, Don Luigi, facciamo prima le gite. Allora, le tracce, il mangiare, la gavetta col mangiarino con due fiammiferi, poi facciamo un campo scuola. Al 10 di settembre siamo partite per Pissavino, che è questo paesucolo vicino a Cogliasco, 45. 10 di settembre. La guerra è finita il 25 aprile, noi il 10 settembre siamo partiti, con quelle tende che avete visto. Un'ora a piedi per andare a messa, a digiuno. Poi mangiavamo del crack, che erano dei tedeschi coi vermini. Allora facevamo così. E mangiavamo il crack e mandavamo, e questa è una fame nera. E allora lì abbiamo cominciato a fare morse, a fare nodi, esplorazione a occhi aperti, scoperta natura. Altro che economia domestica. Scoperta natura, due fiammiferi, la gavetta, un pugnetto di riso e un po' di salsa. Con due fiammiferi nel bosco, all'umido, dovevamo accendere il fuoco. E io ci sono riuscita, perché due fiammiferi non si mangiava. E allora, sai, eravamo, è il 19 settembre, eravamo in sette, abbiamo fatto la promessa. Che... con Don Berlingeri, non ti dico. Questa è la nostra storia genovese. Ma questo simbolo qua, che è quello delle gioiose, giusto? Sì, sì, è nostro, è nostro. La squadriglia, le sette, il capo squadriglia, le sette persone, no? 3, 3, 6, 1, 7. Però qui c'è una fogliolina piccola che non si vede, che è il riparto.